Benvenuti, benvenute a una nuova edizione del TG Verona Economia. Vediamo le notizie principali, apriamo parlando di vino. Sarà un TG caratterizzato in particolare da questo tema. Siamo a pochi giorni dal Vin Italy e quindi vogliamo in qualche modo dare aggiornamenti importanti. Il primo è che Christian Ridolfi, lo vediamo qui nella foto, è il nuovo presidente del consorzio del Soave. Il direttore della cantina Santi è stato eletto all'unanimità dal nuovo consiglio di amministrazione del consorzio, succede a Sandro Gini che lo ha presieduto insomma per due mandati consecutivi. Santi, dicevamo, classe 71, è veronese di nascita, si è diplomato in viticoltura all'enologia dell'istituto agrario di Conegliano e ha maturato una esperienza di molti anni insomma all'interno dell'attività vitivinicola tra le più prestigiose insomma cantine scaligere. Quella del Soave, dice, è una denominazione che da sempre porto nel cuore e sono onorato di poter rappresentare questo eccellente vino bianco, simbolo dell'Italia nel mondo. In bocca al lupo quindi a Christian Ridolfi. Da un consorzio a un altro consorzio, andiamo al consorzio Tutela Vini della Valpolicella, perché il presidente Christian Marchesini, lo vediamo qui nella foto, lo abbiamo raggiunto ai microfoni mercoledì scorso, insomma ha commentato le tendenze che stanno cambiando all'interno del mercato del consumo di vino. Lo abbiamo visto anche nella puntata speciale Focus Verona Economia, ma ve lo riproponiamo qui perché c'è l'intervista integrale. Dice il presidente Marchesini, insomma, stanno cambiando i gusti, ma i vini nostri rimangono di qualità, ma dobbiamo tener conto di una tendenza che sta variando. Sentiamo l'intervista. Presidente, intanto mancano pochi giorni al Vin Italy, come arriviamo a questo grande appuntamento internazionale? Sappiamo che il settore del vino insomma sta pagando qualche criticità, c'è stata una vendemmia molto scarsa dal punto di vista quantitativo, però la qualità rimane. Assolutamente sì, soprattutto ci sono molte aspettative per questo Vin Italy. Il mercato mondiale soffre, abbiamo fatto il Provine dove sembrava che fosse la fiera del futuro e invece sono andati in difficoltà anche i tedeschi. Noi come Vin Italy, noi Sistema Valpolicella è presente al Vin Italy con 22 aziende nel proprio stand, quindi le aspettative sono molto positive, soprattutto perché i vini rossi hanno una necessità di rilancio. Siamo qui questa sera per parlare anche di cambiamenti climatici e di imprevisti legati al maltempo. Quelli ci sono sempre un po' stati, però effettivamente il cambiamento climatico generalizzato sta creando qualche difficoltà. Sì, soprattutto con i vini con il metodo dell'appassimento, perché si ha una concentrazione ancora superiore e il cambiamento climatico, quindi l'aumento della temperatura, ci fa vendemmiare ancora prima rispetto a qualche anno fa, 10 anni fa, 20 anni fa, e invece il consumo dei vini va nella direzione dei vini più leggeri. Adesso anche con l'introduzione dell'etichetta nutrizionale credo che sia ancora un ulteriore problema. Le prossime sfide quindi per il consorzio? Le sfide del consorzio sono quelle di gestire al meglio il vigneto per far sì che poi i vini della Valpolicella si adattino ancora di più ai mercati attuali. Di cambiamenti ne ha parlato anche il professore, lo vediamo qui, Tornielli dell'Università di Padova, intervenuto allo stesso convegno a cui ha partecipato Marchesini, dice insomma dobbiamo adattarci a questi cambiamenti che sono evidenti sotto gli occhi di tutti, ma come fare? Sentiamo. Professore, il suo intervento ha il titolo Adattare la viticoltura al cambiamento. Ecco, come si può fare? Come riusciamo a trasformare questo intento in una realtà? Allora, non è una cosa semplice e bisogna agire su vari fronti. È anche una sfida un po' questa. E quindi certamente non c'è la soluzione che risolve il caso. Siamo di fronte a un cambiamento climatico che io direi epocale, farò vedere dei dati che sono insomma abbastanza chiari, parlano da soli, quindi noi non possiamo restare a guardare, dobbiamo agire appunto come dicevo su diversi fronti, possiamo imparare a gestire diversamente le chiome, possiamo trovare degli accorgimenti culturali, però dobbiamo anche pensare anche a qualcosa di anche tra virgolette più drastico.
le varietà saranno adatte per la viticoltura del futuro in questa zona, che possibilità abbiamo non di sostituirle ma magari di migliorarle in qualche modo per renderle adatte al futuro. Ecco, quindi io porterò un po' spunti in questa serata, più che altro, non soluzioni ma spunti, e spero che ci sia anche una discussione su queste tematiche. Chiaramente darà degli input per cercare appunto di trovare delle soluzioni concertate con tutti i relatori che parteciperanno stasera. Ovvio, anche perché ovviamente la viticoltura in zone come questa è una pratica, insomma, diciamo, secolare, quindi certamente sono tutte cose anche molto delicate da trattare, però davvero non si può rimanere a guardare, non possiamo nascondere la testa. Altre zone viticole, non solo italiane ma anche francesi, sono già intervenute, e farò vedere anche qualcosa su questo, proprio perché hanno questo tipo di proiezione e di scenario futuro, e quindi anche noi dovremo prendere in mano un po' tutte queste tematiche. Ecco. Lo avete capito, sono tempi di grande sfide anche per il settore vitivinicolo, che deve essere in qualche modo supportato anche dalla finanza. È presente anche la BCC Valpolicella Benaco Banca con il presidente Daniele Maroldi, che insomma ha voluto testimoniare in qualche modo la presenza di una banca che nasce proprio in questo territorio, la Valpolicella, e che mette a disposizione insomma strumenti per garantire e mettere al riparo dagli scossoni, dei cambiamenti sia climatici che di mercato, i produttori. Sentiamo l'intervista. Presidente Maroldi, la vostra banca ha nel nome la Valpolicella. Come non essere vicini in questo momento ai produttori di vino che risentono dei cambiamenti di mercato, e stasera parliamo anche di cambiamenti climatici? Sì, la nostra banca è una realtà del territorio, è nata in Valpolicella e di conseguenza è una realtà che vive vicino al mondo imprenditoriale agricolo vitivinicolo. E questa sera il tema del cambiamento è un qualcosa che deve essere accettato, deve essere anche governato, perché i cambiamenti possono essere positivi, e quella che la realtà della Valpolicella ha bisogno è di essere seguita, di essere accompagnata. La nostra banca affianca gli agricoltori, affianca le cantine sociali, luogo dove ci troviamo questa sera, ed è anche un esempio di coesione sociale. Con questa iniziativa noi vogliamo sostenere le comunità e il territorio. Ovviamente avete anche strumenti per farlo, no? Mettete a disposizione, in particolare per gli agricoltori e non solo, anche gli strumenti finanziari che possano aumentare la loro competitività e la loro presenza sui mercati. Sì, strumenti finanziari, perché la competizione, che anche la concorrenza che viene da zone che sono oltre questi territori, è una concorrenza che deve essere un po' governata, e quindi la nostra struttura tecnica è vicino con delle iniziative finanziarie, e importante è affidare queste realtà, affidarle per farle crescere. Crescere anche, come si diceva prima, nei cambiamenti che bisogna accettare, ma devono essere affrontati con coraggio. E questo era l'ultimo servizio da parte mia, da parte della redazione, anche un augurio di buona Pasqua. Ci vediamo alla prossima edizione.